Bucatelli. Casellato. Bene, hanno votato tutti, sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 57 favorevoli, 217 contrari. La Camera respinge. Avverto che sono esauriti anche i tempi per gli interventi a titolo personale. Essendone stata fatta richiesta e come da prassi, la Presidenza concederà per ulteriori interventi a titolo personale un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello originariamente previsto. Passiamo al 13 Nuti. Parere contrario. Prego Nuti, immagino chieda di metterlo in votazione. Grazie Presidente, sì, chiedo di metterlo in votazione anche perché il parere contrario non ha molto senso in questo caso. Intanto ricordiamo che se questo accordo lo stiamo votando in questo momento è anche grazie all'appoggio che la maggioranza ha avuto da un partito di finta opposizione quale Sinistra Italiana, che aiuta in questo vero scempio, in questo furto che sta avvenendo. Questo ordine del giorno impegna il Governo a far sì che l'accordo in oggetto sia pubblicato, oltre che nella lingua di cui al comma 2 dell'articolo 16 dell'accordo stesso, anche nella lingua dei paesi che abbiano un accordo di associazione con l'Unione Europea. Non mi sembra che questo ordine del giorno chieda qualcosa di impossibile, ma siccome ormai viene dato parere contrario a prescindere, lo mettiamo in votazione e vediamo se magari qualche collega La lo ringrazio, valuta Nuti. nel merito e dà un voto favorevole. Grazie. Dichiaro aperta la votazione sul 13 Nuti. Chi non riesce a votare?